Rassegna stampa di oggi, 28 febbraio 2018. Questa è la prima edizione, cari signori. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Elezioni: Di Maio presenta altri tre ministri del governo del Movimento 5 Stelle. Gentiloni dice che è surreale. La replica è: pensa agli inciuci post voto. I nomi di Alessandra Pesce, Pasquale Tridico e Giuseppe Conte si aggiungono a Lorenzo Fioramonti e Sergio Costa. Tutta la lista di papabili ministri è stata inviata al Colle. Saranno 17, lo annuncia Di Maio. Il Presidente del Consiglio attacca dicendo: di solito perdi le elezioni e presenti un governo ombra. La risposta del candidato Premier Pentastellate è questa: lui vuole fare tutto sotto banco, noi pensiamo ai cittadini. A Emilia i giudici: qui in 'Ndrangheta si muove in modo diverso. Il consigliere di Forza Italia, tassello essenziale dell'organizzazione, è un cambiamento genetico dell'associazione mafiosa, quello che mettono nero su bianco i giudici della Corte di Appello di Bologna nelle motivazioni con cui avevano in gran parte confermato le decisioni del GUP per 60 imputati giudicati il rito abbreviato. Tra le posizioni modificate c'era quella dell'ex consigliere comunale di Forza Italia a Reggio Emilia, Giuseppe Pagliani, prima assolto e poi condannato a 4 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Maltempo: Italo contro Rete Ferroviaria Italiana, gravemente danneggiati, dicono possibile causa da decine di milioni di euro contro i gestori della rete. L'azienda non ha ancora ufficializzato l'azione legale, ma il comunicato diramato nel pomeriggio dagli uffici di Viale del Policlinico non lascia spazio a equivoci ed è confermato da diverse fonti a ilfattoquotidiano.it. Sono 22 i treni italo-soppressi o con ritardi superiori ai 60 minuti e i disagi potrebbero continuare anche mercoledì. Elezioni: Berlusconi dice: se non vince nessuno, meglio tornare al voto. Io sono pronto a candidarmi premier tra un anno. Niente larghe intese, quindi in caso di stallo e di ingovernabilità, meglio il ritorno al voto in tempi stretti. E lui sarà candidato premier perché nel frattempo la CEDU avrà deciso sulla sua agibilità politica. Silvio Berlusconi lo dice chiaramente durante il forum Facebook dell'agenzia ANSA. Se la Corte Europea dei Diritti Umani gli darà ragione, in caso di voto anticipato, lui sarà a disposizione per correre alla guida della coalizione in veste di papabile Presidente del Consiglio. DJ Fabo: un anno fa il suicidio assistito in Svizzera. Accappato dice: senza la sua battaglia l'Italia non avrebbe biotestamento. Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che il 27 febbraio 2017 ha accompagnato il quarantenne milanese in Svizzera, ricorda che se Fabiano Antoniani avesse scelto di ottenere clandestinamente l'assistenza alla morte volontaria in Svizzera, non avremmo oggi una legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Buon proseguimento con i nostri programmi e ricordate che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV.